L'arrivo delle tre, soprattutto queste tre nel 2021, che ha alcune caratteristiche particolari, alcune belle, alcune brutte, fa sempre venire in mente un sacco di cose a un sacco di persone. E nella fattispecie, ragazzi, una delle protagoniste, probabilmente, delle tre 2021 sarà Nintendo. Come tutte le major, probabilmente ci riserverà qualche cosa importante. Vi ricordo che c'è un gioco che Nintendo ha presentato di cui non si è saputo praticamente quasi più niente, ovvero Zelda Breath of the Wild 2, che è stato presentato, ormai qualche tempo fa, in effetti, ma che a cui non è seguito assolutamente niente, di fatto. E nonostante la presentazione di altri giochi riguardanti Zelda, in quell'occasione mi ricordo che hanno addirittura detto: lo so, volete sapere tutti di Breath of the Wild 2, ma non vi posso dire niente, ma vi dirò presto. Il che vuol dire, ragazzi, che potremmo vedere qualcosa molto presto. Un insider ha appena detto, in effetti, che Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3 alle 3 2021, insider svela i piani Nintendo. Secondo le informazioni condivise da Samus Hunters, insider e leaker del mondo Nintendo, la compagnia di Kyoto sta organizzando un grande E3 2021. Il Direct dovrebbe includere molteplici giochi amati dal pubblico come Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, di nuovo, e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, nome non ufficiale. L'insider afferma che i piani della compagnia potrebbero però cambiare a causa del Covid-19, il quale continua a creare grandi problemi a tutto ciò che è connesso con il mondo videoludico. Nel caso del quale Nintendo riesca in proprio intento, però, dovrebbe finalmente mostrare qualcosa di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 molto atteso dal pubblico. Come detto, il leaker suggerisce anche che ci sarà spazio per Splatoon 3 e Super Smash Bros. Ultimate, ma non si tratterebbe degli unici giochi presenti durante l'evento delle 3 2021. E Nintendo sta festeggiando quest'anno il 35esimo anniversario di The Legend of Zelda e ha annunciato la remaster di Legend of Zelda Skyward Sword. Esatto. Secondo altri leaker, però, ci sarà spazio anche per la remaster di The Legend of Zelda Wind Waker e The Legend of Zelda Twilight Princess. Come sempre, parliamo di informazioni non ufficiali, quindi vanno lette con le dovute cautele. Per averne conferma, dovremmo semplicemente attendere giugno e le 3 2021. Quindi, ragazzi, in effetti, io posso dire che questo è uno dei leak a cui io tendo un po' a credere, perché mi sembra più probabile di altri. Dopotutto è passato un pochettino di tempo e anche durante l'ultimo evento riguardante Zelda avevano detto che avrebbero fatto sapere qualcosa presto. Anche in questo caso, unendo i puntini, tutto sommato si può capire che l'E3 2021 casca abbastanza preciso per saperne qualcosa in più su questo gioco. I fan lo attendono tantissimo, ma non si tratta certo di un gioco, immagino, facile da sviluppare. È un gioco molto probabilmente gigantesco, specie se deve tenere botta con il suo predecessore, che è stato, a detta di molti, io purtroppo non l'ho giocato, lo so, lo dovrò recuperare prima o poi, a detta di molti come uno dei giochi più belli di sempre, detta proprio così come l'ho sentita dire io. Quindi capite che per fare un sequel di una cosa del genere bisogna avere i cojones, come si dice. Quindi mi rendo conto che lo sviluppo richiede tanto tempo e ci sta che non ne abbiamo saputo più niente. Però, se hanno detto che qualcosa sapremo a breve e se è uscito questo leak, io, unendo i puntini, mi sono detto ok, potrebbe essere. E riguardo al resto, l'esistenza di altri remake di altri The Legend of Zelda, qualcuno potrebbe pensare che siano delle cose che depongono a sfavore di un arrivo di Breath of the Wild 2, ma non necessariamente, perché i team che lavorano a questi giochi non necessariamente sono gli stessi, anzi, quasi sicuramente non sono gli stessi, e il brand di Zelda Nintendo lo sta sfruttando ampiamente. Perciò, secondo me, come la penso io, c'è spazio per tutto. Secondo me stanno pensando proprio a tutte queste cose insieme. E se il leak dice anche che stanno preparando un grande E3 2021, magari ci sarà spazio, magari non per forza dentro tutto l'E3, ma ci sarà spazio o lì o in periodi un pochettino diversi, ma non troppo lontani dell'anno, per l'arrivo di tante altre cose proprio riguardanti il mondo di Zelda. Ragazzi, questo è quello che penso io. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi, la sezione commenti è tutta vostra. Anche secondo voi i tempi riportano? Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe arrivare, cioè essere meglio descritto
diciamo così, alle 3 2021, il che vuol dire, che non vuol dire assolutamente che vedremo, che ne so, una data d'uscita, perché la ritengo un po' più improbabile questa cosa, ma magari vedere un pezzettino di gameplay, quello magari sì. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi. La sezione commenti è tutta vostra, come vi ho detto. Grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram. Tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto.